Katiusha Machado, un'insegnante di sostegno, è stata trovata morta nella vasca da bagno dell'appartamento che condivideva con il fidanzato nella zona ovest di Sydney. Diogo de Oliveira, 40 anni e partner della donna, è stato accusato del femminicidio. Lo scrive il Daily Mail. Secondo la polizia, Machado sarebbe morta a causa di un episodio di violenza domestica. L'uomo l'avrebbe picchiata facendola cadere nella vasca da bagno. La donna sarebbe morta quindi a causa delle ferite riportate alla testa. De Oliveira è comparso lunedì davanti al tribunale locale di Barwood e non ha chiesto di essere liberato su cauzione.